La lente di ingrandimento, ovvero l'approfondimento su temi specifici che nascono dalle cure primarie per le cure primarie. Buonasera a tutti voi. Questa sera parleremo di un argomento apparentemente conosciuto che riguarda la vitamina D. E sulla vitamina D sono usciti tanti lavori, se ne parla molto perché si scoprono sempre novità anche con studi rilevanti sulle sue funzioni. E quindi credo che sarà una serata molto interessante, anche perché ne parliamo con il professor Sandro Giannini della Clinica Medica Prima, il Dipartimento di Medicina, che è anche centro regionale specializzato per l'osteoporosi. Ci conosciamo da molto tempo, ha collaborato con noi spesso ed è una persona estremamente chiara, quindi credo che sarà molto interessante seguire la sua presentazione. Sandro, io ti darei la parola facendo subito una domanda: se ci puoi dire da dove ricaviamo la vitamina D che immagazziniamo, in quale forma poi viene utilizzata per svolgere le molteplici funzioni che ha. Così apriamo un attimo il discorso per entrare poi nel merito dell'argomento più interessante, che sono le sue funzioni. A te la parola, grazie. Grazie mille Bruno, grazie, buonasera a tutti, grazie anche dell'invito essere qui. Quindi parleremo sostanzialmente di vitamina D. La prima cosa che vorrei fare per l'appunto è rispondere alla domanda del dottor Nevelletto, cioè dove prendiamo la vitamina D, ed è direi molto ben noto qual è il pathway di attivazione del sistema endocrino della vitamina D, cioè esiste un precursore che tutti abbiamo in una quantità importante all'interno della cute, che viene attivato quando la cute stessa viene colpita dai raggi solari. Questo precursore quindi raggiunge il torrente circolatorio e via via subisce delle altre attivazioni, la prima all'interno del fegato ad opera della 25-idrossilasi, si forma 25-idrossivitamina D, che è la forma di vitamina D che troviamo nel sangue, che dossiamo nel sangue. Questa poi viene idrossilata ancora dall'1-alfa-idrossilasi renale per formare l'ormone attivo. Bisogna dire che questa è la sorgente assolutamente maggiore, 80% di vitamina D nel nostro organismo, un 20% viene come sorgente minore dal cibo, ma vedete qui che in particolare alle nostre latitudini l'abitudine a mangiare pesce, diciamo, grasso, che contiene una grande copia di vitamina D, non è particolarmente rilevante, per cui in realtà diciamo che la nostra vitamina D circolante viene per più del 90% dall'esposizione ai raggi solari. Un altro aspetto credo che sia importante da ricordare, sollevava questo problema anche Bruno adesso, è che la vitamina D che noi diamo dal punto di vista terapeutico può avere una conformazione farmacologica completamente diversa. Il colecalciferolo è sicuramente il preparato più venduto e vedete che per intanto rispetto agli altri è lipofilico, a differenza del calcidiolo o calcifediolo che è già 25 idrossi vitamina D e del calcitriolo che è l'ormone attivo. Questo è lipofilico, gli altri due sono idrofilici e questo cambia molto. E l'altro aspetto importante è che il colecalciferolo ha sicuramente una emivita di un paio di giorni, è molto più lunga quella del calcidiolo ed è cortissima quella del calcitriolo. E un altro aspetto molto importante è che per il colecalciferolo la dose tossica possibile è elevatissima, mentre molto vicina alla dose terapeutica per il calcitriolo e non ben definita per il calcidiolo, ma comunque non certamente così alta come il colecalciferolo. Detto questo, è interessante vedere da questa diapositiva come in Africa, che è un posto, per quello che abbiamo detto, dove ipovitaminosi D non ce ne dovrebbe essere affatto, invece la prevalenza è molto alta. Ci dobbiamo concentrare sul colore rosso e su quello giallo. Il grigio sono i paesi africani dove non è stato fatto questo studio e il verde dove la vitamina D è a posto. Vedete che è quasi tutto rosso e giallo, che corrisponde al fatto che in Africa la maggior parte della popolazione
a valori non ottimali o addirittura molto carenti, il che lascia immaginare che esiste un problema anche di abitudini di vita attuali, anche in un posto così assolato come l'Africa, che rende difficile avere valori normali, specie alle nostre latitudini. E qui volevo riassumere, Bruno ha chiesto prima di cercare di capire come facciamo a parlare di ipovitaminosi D, quali sono attualmente i cutoff per definire un soggetto normale, o meglio sufficiente, oppure insufficiente o deficiente, che vuol dire gravemente ipovitaminosico D. E qui vedete queste soglie espresse in nanomolilitro. Ricordo per tutti che nanomolilitro è un'unità molto comune, ma che è diversissima da nanogrammi ml, millilitro, e che bisogna da un valore, per esempio, di 50 dividere per 2,5 per andare a nanogrammi, quindi i valori sono veramente molto diversi dal punto di vista dei range di riferimento. Ma se consideriamo nanomolilitro, vedete che per tutti gli istituti regolatori che hanno deciso di trattare il concetto di ipovitaminosi D, sopra 75 nanomoli si ritiene che siamo in perfetta sufficienza. Ci sono molti più dubbi su quando un soggetto vada definito deficiente o insufficiente, ma vedete qui che sostanzialmente per questa società Endocrine Society e per tutti questi altri enti, grosso modo sotto 50 si parla di deficienza o deficienza severa e di valori plausibili, insufficienti ma ancora plausibili, tra 50 e 75. Questi sono i valori di norma a cui fare oggi riferimento. Vediamo, come giustamente ha detto Bruno, quali sono i criteri per cui dovremmo pensare che un trattamento con vitamina D in presenza di ipovitaminosi D, vedremo, torneremo su questo punto, debba essere davvero efficace in qualche direzione. Ed è chiaro che abbiamo bisogno di alcune evidenze ineluttabili. Uno, una plausibilità clinico-scientifica che può venire dalla scienza di base e dai moltissimi studi osservazionali che ci sono. Due, in particolare per quanto riguarda lo scheletro, ma anche per quanto riguarda altri organi e apparati, il fatto che siano evidenti segni certi di malattia causata da ipovitaminosi D, lo vedremo dopo, ci ripensiamo, e infine la cosa più importante è che si abbiano dei veri studi prospettici, randomizzati, controllati in doppio cieco, in cui sia molto ben evidente che il trattamento con vitamina D in pazienti con ipovitaminosi D dà luogo ad outcome clinici, che vedremo quali sono, assolutamente favorevoli. Vediamo il primo punto, giusto un esempio per dire come è importante quello che il dottor Novelletto ha specificato prima, cioè quanto negli anni siano avanzate le conoscenze in termini di tipo fisiopatologico. Questo è uno studio abbastanza recente che suggerisce come l'assenza del recettore della vitamina D sulle cellule umane di carcinoma mammario promuova in qualche misura una loro maggiore cattiveria ed aggressività. Come dire, l'assenza di vitamina D o di possibilità di attivare il sistema delle vitamine D dentro le cellule di carcinoma mammario fa sì che questo carcinoma mammario diventi più cattivo. Questa è un'evidenza che viene sempre più forte dalla letteratura scientifica. E poi ci sono gli studi osservazionali che dicono anch'essi delle cose che conosciamo bene. Questo è uno studio del 2014, ma come questo ce ne sono tantissimi, che dimostra invece che vi è un legame tra ipovitaminosi D, vedete, ancora una volta definita come valore sotto 50 nanomoli, quindi un valore realmente pericoloso per la salute, si associ a un rischio di molto maggiore rispetto agli altri raggruppamenti di pazienti, in particolare i soggetti che hanno normale vitamina D, di sviluppare fratture osteoporotiche maggiori o addirittura fratture di femore. Quindi vi è un'evidenza negli studi osservazionali di un link chiaro tra ipovitaminosi D e fratture da fragilità. Serve ancora qualcos'altro però, serve la certezza che in effetti clinicamente l'ipovitaminosi D produca un danno alla salute dell'uomo. E questo è un fatto molto ben noto da moltissimi anni, non c'è bisogno di andare molto sul sofisticato per ricordare la storia del rachitismo, che è una storia che nasce
nel 1600 circa, che arriva quasi fino ai giorni nostri. È una storia di una malattia ossea con conseguenze gravissime in termini di fragilità e di deformità scheletriche, causata da ipovitaminosi D e poi eradicata grazie all'impiego dell'olio di fegato di merluzzo, che contiene quantità incredibili di vitamina D. Quindi c'è un legame molto forte tra ipovitaminosi D e comparsa di una severa patologia, in questo caso ossea. E ancora, studi recenti, in questo caso 2019, dicono che i valori bassi di vitamina D, vedete qui nel D1, valori tra 36 e 68 nanomoli, quindi valori bassi, si associano decisamente a un notevole incremento del rischio di caduta nei soggetti anziani, prevalentemente qui in donne anziane. Quindi ancora una volta anche qui vi è evidenza del legame tra ipovitaminosi D e fragilità in qualche maniera, anche di carattere muscolare. Servono però degli studi randomizzati, controllati in doppio cieco, per dire che in presenza di una malattia da ipovitaminosi D, il trattamento con vitamina D reverte la malattia e induce degli outcome favorevoli. E a me piace sempre ricordare come lo studio sicuramente più importante che riguarda il trattamento con vitamina D, in questo caso colecalciferola associato al calcio, verso placebo, in uno studio randomizzato controllato in doppio cieco, vedete qui, del 1992, uno studio pivotal nel campo della vitamina D, insuperato ad oggi. In questo studio, in donne ambulatoriali, il trattamento con calcio e vitamina D riduceva in maniera imponente, in soli 18 mesi, il rischio di avere delle fratture di femore. Ma il plus non ancora superato di questo studio è sicuramente che tra i pazienti randomizzati a placebo con vitamina D erano inclusi solo soggetti con valori basali di vitamina D molto bassi e quindi in grado di generare una malattia scheletrica, la fragilità da ipovitaminosi D, che poteva essere curata con la vitamina D. Questo è il prerequisito fondamentale di qualunque chance di terapia dell'ipovitaminosi D. Deve essere presente l'ipovitaminosi D per essere curata con la vitamina D, e lo vedremo anche altre volte. E oggi si dice, in maniera forse un po' più concreta, che a secondo del livello sierico di vitamina D possiamo pensare che lo scheletro di un soggetto sia perfettamente normale. Vedete, quando siamo sopra 75 nanomoli, che la malattia fragilizzante che si sviluppa è l'osteoporosi, quando siamo a livelli grosso modo compresi tra un po' meno di 75 e 30 circa nanomoli. Sotto 30 nanomoli è più probabile che si sviluppi addirittura il rachitismo, vedete qui, o l'osteomalacia. Quindi sappiamo un sacco di cose in più in questi ultimi anni. Ed ancora sappiamo che i soggetti che vengono trattati con farmaci per la prevenzione delle fratture osteoporotiche, farmaci comuni, alendronato, clindronato, qualche anno fa anche la roxifene, funzionano, vedete, molto di più in senso antifratturativo se sono associati a vitamina D. Mi piace menzionare questo studio, che è uno studio multicentrico italiano di molti anni fa, ma mi piace anche dire, questo è importante, che molte volte questo studio è stato replicato in tutto il mondo. E più di recente l'abbiamo replicato noi su dati italiani molto ampi, dimostrando che quando si andava a guardare il rischio di una nuova frattura in soggetti già fratturati in terapia con farmaci per l'osteoporosi, era del tutto chiaro che quando i farmaci per l'osteoporosi, bisfosfonati, SERM o qualunque altra cosa, si associava anche la vitamina D, la profilassi delle nuove fratture era molto ma molto più ampia. E quello che è interessante notare è che anche il rischio di mortalità da tutte le cause era molto ridotta dall'associazione tra farmaci e osteoporosi con vitamina D e calcio. Questo è un aspetto sicuramente molto molto rilevante. No, volevo chiederti, ma allora, oltre all'insufficienza confermata e conclamata, ci sono delle condizioni cliniche che espongono le persone al maggior rischio di frattura di fragilità? Perché poi, voglio dire, sono persone rispetto alle quali qualche decisione andrà presa in qualche modo.
Sì, questa è una domanda giustissima. È evidente che l'ipovitaminosi D è uno dei fattori che genera rischio di fragilità e quindi di fratture, e che ce ne sono molti altri, quelli clinici. Per esempio, il fatto che un soggetto sia magro, che abbia una muscolatura molto scadente, che sia anziano, che sia di sesso femminile, che abbia patologie ematologiche come la talassemia, anche minor, che abbia problematiche di malattie endocrine come l'ipercortisolismo endogeno ed esogeno, che abbia una bassa densità ossea misurata dalla densitometria. In altre parole, come tu stai dicendo, quello che è necessario fare è una valutazione clinica dapprima, approfondita di tutti i fattori di rischio, e poi strumentale di laboratorio per decidere se il paziente è a rischio e anche quanto è a rischio, perché questo ci consente di variare l'entità e il tipo di terapia che realmente serve, a parte quella di correzione dell'ipovitaminosi D. Questo è un aspetto molto importante che giustamente hai sollevato. Devo dire che nel 2022, in questi pochi mesi, ancora nel 2022, sono venute fuori molti studi, molte pubblicazioni che rivedono un po' quello che è stato pubblicato sulla cura della ipovitaminosi D e sui suoi outcome. E questo è rilevante per ragioni che cercherò brevemente di sintetizzare, mostrandovi alcuni degli studi più importanti pubblicati negli ultimi anni. E questo è uno studio molto grosso, pubblicato sulla rivista molto importante, Lancet Diabetes Endocrinology, studio diretto a valutare l'efficacia di una dose mensile elevata di vitamina D sul rischio di caduta e di fratture non vertebrali. Quello che è importante è che questo è uno studio randomizzato, controllato, in doppio cieco, in cui circa 5.000 partecipanti sono stati seguiti, vedete qui, per 4 anni e trattati o con 100.000 unità mese di colecalciferolo o con placebo, un vero studio randomizzato, controllato, in doppio cieco, in grado di valutare quali sono gli outcome di questo tipo di terapia. È molto interessante guardare che l'outcome apparente di questo tipo di terapia è nullo. Non c'è nessun effetto in termini di profilassi delle fratture e nessun effetto in termini di profilassi delle cadute. Cioè, secondo questo studio, la vitamina D, data in questo setting, non funziona affatto. Però bisogna andare a vedere qual è la ragione per cui la vitamina D non funziona in questo studio. Gli autori stessi, nell'abstract del loro paper, scrivono che i soggetti adulti con basse concentrazioni sieriche di vitamina D sono esposti al rischio, come abbiamo appena detto, di fratture e di cadute. E tuttavia, incredibilmente, in questo studio gli autori includono soggetti che hanno al baseline valori sostanzialmente del tutto normali, e quindi è impossibile notare qualunque tipo di evidente successo della terapia con vitamina D, con colecalciferolo in questo caso, in soggetti che hanno vitamina D al baseline perfettamente nella norma. In altre parole, o si cura l'ipovitaminosi D o il supplemento ulteriore rispetto a valori basali normali non serve assolutamente nulla. E questo tipo di studio è stato, o questo tipo di errore è stato replicato in molti studi apparentemente negativi. Questo è uno studio su vitamina D, terapia con vitamina D e prevenzione delle neoplasie maligne e del rischio cardiovascolare, delle malattie cardiovascolari. Guardate che mole grandissime di pazienti reclutati, 26.000, età media circa 67 anni, colecalciferolo alla dose di 2.000 unità al giorno verso placebo, studio randomizzato, controllato in doppio cieco, con un follow-up mediano lungo, 5 anni, pubblicato ancora su una rivista di estrema importanza, estrema rilevanza, New England Journal of Medicine. Neanche questo studio dà lo stesso identico risultato. Guardando i dati, nessun tipo di effetto sulle neoplasie maligne invasive o nessun tipo di effetto sugli eventi cardiovascolari. Ma ancora una volta, se si va a guardare la selezione dei pazienti, è ben chiaro che venivano selezionati per questo studio soggetti con perfettamente normali valori di vitamina D, nei quali non era possibile che la terapia producesse nessun effetto perché non c'era il presupposto, mancava l'ipovitaminosi D.
Questo è un terzo studio che dice più o meno le stesse cose, ma voglio farvi vedere qualcosa di diverso qui. Ancora prevenzione del cancro, ancora studio randomizzato, controllato in doppio cieco, ma vedete che qui un piccolo segnale di efficacia c'è comunque, che non è significativo, ma ancora i pazienti selezionati sono perfettamente normali. Ricordo che 32,8 nanogrammi si moltiplica per 2,5 per dare nanomoli e siamo nel pieno valore della normalità. Nessun effetto, ma era atteso, nessun effetto. Ma qui gli autori si sono incaricati di andare a vedere cosa succedeva nei pazienti che rimanevano in terapia il più a lungo possibile, e negli anni dal secondo al quarto si vedeva invece un'efficacia contro l'incidenza di nuove neoplasie, ma quello che è sicuramente più importante è che quando gli autori stratificavano i pazienti per i loro valori basali di vitamina D, chiaramente si vedeva come la terapia riduceva in modo ampiamente significativo il rischio di nuove neoplasie maligne e incidenti, man mano che i valori sierici si portavano da valori nettamente insufficienti alla piena sufficienza. Quindi ancora una volta la terapia funziona se i valori di base sono bassi, altrimenti no. Alcune altre cose credo che vadano dette, e cioè che la vitamina D è importante nel setting, come abbiamo visto, dello scheletro, ma sicuramente, come in parte abbiamo visto, nel setting di altre malattie che con lo scheletro c'entrano poco. Questa, per un po' di campanilismo, è una review che abbiamo pubblicato poco tempo addietro sugli effetti immunologici della vitamina D con altri colleghi e amici italiani, e devo dire che mi piace citare questo lavoro pubblicato in febbraio su una rivista importante, Nutrients, perché qualche giorno dopo è venuto fuori invece un lavoro che si basa su questi presupposti, cioè il fatto che la vitamina D funzioni nel modulare l'immunità adattativa e l'immunità innata in maniera abbastanza chiara, ormai definito, e ci si attendeva un qualche tipo di report clinico su questo punto, che è arrivato qualche giorno dopo la nostra pubblicazione, però su un giornale molto più importante, British Medical Journal, e in uno studio randomizzato, controllato e in doppio cieco, in cui l'impiego di vitamina D e omega 3, ma l'omega 3 non faceva sostanzialmente nulla, non dimostro i dati, riduceva l'incidenza di malattie autoimmuni. Studio randomizzato, controllato, in doppio cieco. Questo è uno studio molto importante, a mio parere. E non sorprende di trovare letteratura delle review sistematiche e meta-analisi sul fatto che la supplementazione con vitamina D possa prevenire infezioni respiratorie acute. Vedete qui il dato, è sicuramente molto molto importante, e non sfugge che questo tipo di possibilità supplementazione di vitamina D in soggetti con ipovitaminosi D e profilassi dei fatti respiratori acuti prevalentemente di carattere virale possa aver avuto o avere qualche tipo di ritorno anche sulle infezioni da SARS-CoV-2. Questo è uno studio retrospettivo che, in quanto retrospettivo, vale quel che vale, ma che dice che la positività SARS-CoV-2 aumenta in maniera nettissima col peggiorare dei livelli sierici di vitamina D, e si riduce moltissimo man mano che aumentano i livelli sierici di vitamina D. C'è un rapporto inversamente proporzionale tra bontà del livello sierico e incidenza di positività al SARS-CoV-2, ma è uno studio retrospettivo che vale pertanto quel che vale. Questo tuttavia è uno studio randomizzato, controllato, in cui si dava la vitamina D in soggetti con Covid-19, malattia conclamata, e si andava a verificare quali erano gli outcome clinici in questi pazienti in termini di mortalità e di ricovero in terapia intensiva, e si vedeva in maniera piuttosto chiara come il trattamento con colecalciferolo riducesse l'incidenza di outcome peggiore. Questo è un dato sicuramente importante. Per concludere, quindi, si può dire che l'ipovitaminosi D è molto molto diffusa nel mondo, e guardate, moltissimo in Italia.
il sistema endocrino della vitamina D esercita importanti funzioni non solo sullo scheletro, ma oggi è ben evidente che questo effetto lo si vede anche in molti altri tessuti e apparati, e il trattamento con vitamina D, la terapia, si associa ad outcomes clinici favorevoli sullo scheletro, ma anche nell'extrascheletro, prevalentemente o direi esclusivamente quando il paziente è stato selezionato per avere livelli iniziali di vitamina D molto bassi. E io ho concluso. Bruno, molte grazie per la tua. Grazie Sandro, credo che sei la prima persona che finisce con un minuto di anticipo rispetto alla mezz'ora che ti era dedicata, quindi hai dato dei messaggi secondo me molto, molto chiari, essenziali, e quindi c'è spazio per domande che faranno i colleghi che sono iscritti, ma io ne ho già qualcuna. Riguardo al trattamento della ipovitaminosi D, quale vitamina usare, in quale formulazione e a quale dosaggio? Cominciamo così, dopo proseguiamo su questo. Ok, allora parto dalla quale vitamina D usare e cerco di dare messaggi più chiari possibili, forse per questo qualche volta un po' approssimativi, ma comunque calcitriolo solo ai pazienti con gravissima alterazione della funzione renale, per intenderci una CKD, Chronic Kidney Disease, stadio 5, praticamente un soggetto senza filtrato glomerulare o in dialisi, prima non serve. Calcifediolo, che sarebbe 25 idrossi vitamina D, ai pazienti che hanno qualche problema di sintesi epatica, che sono particolarmente obesi o che hanno problemi di assorbimento per le sostanze lipofiliche come il colecalciferolo. A tutti gli altri il colecalciferolo, che è sicuramente il farmaco più semplice da adoperare senza nessuna ombra di dubbio. Il dosaggio in particolare del colecalciferolo, diciamo che ci assestiamo tra le 1000 e le 2500 unità al giorno, che devono essere aumentate se c'è una grave ipovitaminosi D, e diciamo che la schedula di trattamento oggi preferita è quella in cui intervalli tra una somministrazione e l'altra o non ci sono giorno dopo giorno, oppure sono ridotti, non certamente più una volta al mese o ogni due come si faceva una volta. Ok, questo è già importante. E per quanto tempo deve essere proseguita la terapia prima di fare il controllo? Cioè, quanto tempo passa per dire vediamo che se ha funzionato e quanto ha funzionato? Sì, è giustissimo. Il controllo direi che può essere prevedibile dopo non meno di 3 o 4 mesi, perché in particolare col colecalciferolo questo ci si impiega ad arrivare allo steady state con una terapia come l'abbiamo formulata. Quindi direi un controllo della vitamina D dopo almeno 3 o 4 mesi all'inizio della terapia. E mi piace solo ricordare che, come si fa col trattamento dell'ipertensione arteriosa, non è che raggiunto un valore pressorio normale si sospende la terapia antipertensiva, e anche qui quando si raggiunge un valore normale di vitamina D si continua con quel dosaggio, non si sospende, perché altrimenti la vitamina D va giù, esattamente come nell'iperteso che sospende la terapia antipertensiva, la pressione ritorna su. Certo. Senti, un'altra cosa, è giusto associare sempre il calcio? Ma no, io risponderei con sicurezza no. Il calcio lo si associa quando dall'anamnesi del paziente, non è molto complesso, si evince che il suo apporto alimentare di calcio è molto scarso, perché non mangia derivati del latte, non beve latte o non mangia derivati del latte, o è noto che c'è un problema di assorbimento intestinale per una qualunque malattia in grado di causare malassorbimento. In quel caso lì il calcio serve, altrimenti in un soggetto che mangia la quantità normale di formaggio, beve il latte in maniera più o meno usuale, non serve supplementare di calcio. Ok, torno un attimo al discorso di come assorbiamo e introduciamo la vitamina D, perché con l'alimentazione mi pare che sia una parte ma trascurabile, ma c'entra molto la cute. Allora, negli anziani
funziona nello stesso modo che in un giovane il lavoro della cute che trasforma la vitamina con i raggi ultravioletti? Dobbiamo tenerne conto, voglio dire, nell'anziano, e quindi quella segue. Dobbiamo chiedere alle persone anziane che non hanno fatto il dosaggio della vitamina D di farlo almeno una volta per capire se dobbiamo intervenire o no? Ah, guarda Bruno, questa è una domanda importantissima perché penso che sia prevedibile la risposta, ma credo che sia non particolarmente noto. Il problema maggiore è quello che tu sollevi. Negli anziani la capacità sintetica della cute è molto compromessa rispetto al giovane. Un'ora di sole nel giovane produce 10 volte la vitamina D che produce l'anziano. Anzi, per dire la verità, è il contrario. L'anziano è 10 volte di meno. Quindi l'anziano già non si espone al sole normalmente, in più anche quando si espone ne produce pochissima. Quindi direi che in un anziano dobbiamo dare abbastanza per scontato che abbia bassi livelli, e io credo sì che una volta una misurazione che sia funga da guida per la possibile terapia e anche per sapere quanta vitamina D fare, sì, lo consiglierei. Ok, prima tu hai parlato di alcune patologie che possono interferire con la vitamina D, e ci sono farmaci invece di cui dobbiamo tener conto perché possono interferire con la vitamina D? C'è qualche terapia particolare che magari può interferire con questa vitamina? Ma insomma, di farmaci particolarmente adoperati, comunemente adoperati, non lo direi. Non direi che serve badare molto a questo aspetto. Qualche volta si ritiene che il cortisone possa avere un effetto marcato sulla sintesi di vitamina D, ma questo non è perfettamente dimostrato. Dobbiamo tenere conto, per esempio, che un soggetto obeso può avere più spesso, anche se non prende farmaci, valori bassi di vitamina D, che quindi esistono condizioni cliniche più che farmaci in cui può essere utile. Ok, se c'è qualche domanda di qualcuno, non vedo però cose, ma mi pare che ci siamo detti molte cose. L'ultima forse che ti farei, almeno per quanto mi riguarda, paziente che ha già una frattura da fragilità. È un paziente che va comunque seguito con trattamento di vitamina D, in ogni caso? O va sempre dosato e se nei valori di normalità non serve? Anche se ha già avuto una frattura da fragilità. Sì, direi che qui ho sollevato una cosa giusta, nel senso che la probabilità che questo soggetto abbia valori bassi è molto alta o altissima, ma c'è la possibilità che abbia valori normali, e in questo caso non serve nulla dargliela. Quindi direi di sì, e direi anche che mi piacerebbe specificare che nel paziente con una frattura da fragilità la vitamina D non può essere il trattamento unico. Serve assolutamente aggiungere un farmaco di quelli per le fratture, quelli nota 79 per intenderci, e a quelli associare la vitamina D se serve. Alessandro, mi pare che le domande mi dici non ci sono, quindi io ti ringrazio, spero che anche per tutti quelli che ci ascoltano sia stata condivide l'idea che sia stata molto chiara l'esposizione che hai fatto, ha dato dei messaggi secondo me importanti per fare, come dire, un utilizzo appropriato della vitamina D nei casi in cui veramente serve. Quindi ti ringrazio e speriamo di averti con noi ancora un'altra volta. Grazie, Salutando grazie a e te, saluto a buona tutti. serata. Arrivederci. Abbiamo trasmesso La Lente d'Ingrandimento, un appuntamento di Radio Web Cure Primarie. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito.